Lui si inventa tante cose, Alfonso Signorini sbugiarda Cristiano Malgioglio, ecco cosa c'è stato davvero tra i due. C'è stato del tenero, oppure no, tra Cristiano Malgioglio e Alfonso Signorini? Dopo che, da settimane, il gossip gira in rete, è stato lo stesso Signorini a voler fare chiarezza, smentendo tutto. Attraverso il programma che conduce sul web, intitolato Casa Signorini, il direttore di Chi ha affrontato la questione, sottolineando come Cristiano Malgioglio si sia assolutamente inventato tutto. Il sospetto su un possibile flirt, relazione tra il co-conduttore del GF VIP e l'inquilino della casa era scaturito dopo un'affermazione del paroliere italiano, lui è stato il mio gelato al cioccolato, aveva detto Malgioglio all'interno della casa riferendosi al testo della canzone da lui scritta per Pupo. Un'affermazione che, ovviamente, non era passata inosservata al pubblico a casa e, neanche, al direttore del noto settimanale. Stando a quanto affermato da Alfonso Signorini, però, Malgioglio si sarebbe inventato tutto, anche perché quando quel testo fu scritto e diffuso, il direttore di Chi aveva soltanto 15 anni, ancora non frequentava ambienti VIP, tanto meno, conosceva Cristiano Malgioglio. Impossibile, perciò, che il testo della canzone cantata da Pupo sia ispirata a Signorini. Lui si inventa tante cose, ha ribadito il compagno di viaggio di Ilary Blasi nel format disponibile sul magazine 361. La sua fantasia galoppa, ha aggiunto e, infine, ha chiamato in causa anche Valeria Marini, ex concorrente del GF, nonché sua ex fidanzata, chiedendole, tu che mi conosci, potrei mai stare con Cristiano Malgioglio? Mi ha definito il grande amore della sua vita. Ma se davvero tra Alfonso Signorini e Cristiano Malgioglio non c'è stato mai nulla, perché il direttore di Chi non ha smentito immediatamente le affermazioni del concorrente della casa del GF VIP durante una delle dirette del reality show? Non resta che vedere come reagirà Malgioglio alle parole di Signorini quando avrà modo di ascoltarle e se avrà intenzione di controbattere o, al contrario, confermerà di essersi inventato tutto.